Stasera sono qui con l'ex atleta Claudio Muzzo, mezzofondista. Buonasera Claudio. Oggi sono qui con Claudio proprio per parlare della sua carriera atletica e anche per parlare un po' dell'argomento dell'atletica che è molto importante. Ma tu quando hai iniziato a praticare questo sport? Gli inizi sono stati, diciamo, tutti collegati a un personaggio che noi conosciamo tutti, Ermanno Mancini. E alla fine degli anni 70 aveva iniziato a fare delle leve di atletica con un suo amico Manzini Gennaro, che adesso fanno altro nella vita. E io ho partecipato a questa leva e ho iniziato a fare, come dire, a entrare in un mondo che si è aperto pieno di possibilità. La corsa, inizialmente, poi è diventato atleta. Ma qualcuno te l'aveva consigliato o ti sei avvicinato a questo mondo da solo, diciamo? Diciamo che vedevo questi personaggi che correvano, però non capivo cos'era l'atletica veramente. Poi ho imparato a conoscerla, diciamo, stando insieme a loro. Piano piano è iniziato questo iter. E hai avuto qualche personaggio famoso oppure no? Che insomma consideri come un tuo punto di riferimento per andare avanti, un leader, diciamo. Ma diciamo che i personaggi dell'epoca erano quelli conosciuti in televisione, quando vedevi i miti, i vari personaggi degli anni 70. Adesso non mi vengono, ma però ce n'erano tanti. Quando vedevi i miti c'era tipo Said Aguita, faceva le gare in... oppure molti personaggi che facevano tipo lo stesso Pietro Mennea, che noi vedevamo nelle gare di televisione, era il numero uno perché era unico. Allora, per il mondo dell'atletica tanto deve essere l'allenamento, giustamente. Secondo te qual è il metodo giusto per allenarsi? Anche se qualcuno potrebbe dire attendo all'alimentazione, camminare spesso, ma qual è il metodo giusto? Diciamo che adesso i centri di avviamento allo sport che si creano, non è in gli altri non ne abbiamo, però iniziano alle varie attività, iniziando con i bambini a giocare, facendoli entrare nel mondo dell'atletica, con i salti, con le corse, con i giochi. Però il vero mondo dell'atletica inizierà, diciamo, dai 10-12 anni, perché è un mondo di sacrifici. Ascolta, tutti gli atleti nel loro percorso hanno incontrato sicuramente qualche ostacolo e anche qualche soddisfazione. Quali sono stati i tuoi? Gli ostacoli è il cronometro. Il nemico dell'atleta è il cronometro, perché tu devi sempre guadagnare sul cronometro. Hai voglia sempre? Hai voglia. Ti alleni per poter migliorare i tuoi tempi e scendere quel poco per poter... diciamo arrivare all'obiettivo. L'obiettivo per l'atleta è allenarsi tanto per migliorarsi. Per quanto riguarda gli ostacoli, non soltanto, diciamo, le difficoltà che uno può incontrare nel proprio percorso, che possa essere sportivo, che possa essere artistico, musicale, sei stato anche tu vittima di qualche infortunio? Ma sì, gli infortuni sono sempre in agguato, uno strappo, una tendinite, un risentimento muscolare, ci sono. Chi è che fa attività sportiva sono all'ordine del giorno, sempre. Ascolta, adesso avviciniamoci un po' al mondo dell'atletica nello specifico. Secondo te qual è la differenza tra l'atletica di ieri e quella di oggi? Diciamo che l'atletica di ieri era poco conosciuta, praticata da pochi. E mentre oggi siamo entrati in un mondo che non è più atletica, ma è, diciamo, l'evoluzione è stata che tutti fanno sport, ma non c'è più la qualità di una volta, la quantità, però è meglio che si faccia sport. Poi se c'è qualcuno che fa la differenza e continua il suo percorso e si allena seriamente, perché è quello è importante, che quando uno poi ha visto che ha le qualità, le deve sfruttare.
Ascolta, c'è una differenza tra l'atletica leggera e pesante, giusto? Qual è? Ma diciamo, non saprei definirla, ma l'atletica è tutta. Noi diciamo atletica leggera, ma è tutta pesante, perché il movimento della corsa è tanto sacrificio, tanti chilometri, e non esiste l'atletica, diciamo, pesante e leggera. Allora, ritorniamo di nuovo alla tua carriera, andiamo più nello specifico. Tu hai fatto parte anche dell'atletica Frosinone per oltre 10 anni. Parliamo un po' di questa tua esperienza. Diciamo che l'inizio è stato di vari percorsi, iniziato con le varie società, a Napoli come prima società, Atletica Caserta, dell'epoca erano le prime società che erano in zona. Poi ci siamo trasferiti perché eravamo un gruppo con Mancini, De Robbio Renato, i vari, poi c'era Dovidio Mario e altri, ce ne sono altri ancora. Però questi erano i gruppi, Perrillo Emilio, e questi erano i gruppi iniziali. Poi ci siamo un po' divisi, ma abbiamo fatto dei percorsi di quelli, siamo passati nel Lazio con la Tedica. Cassino. Ma hai vinto dei premi? Sì, comunque premi a livello regionale. Poi c'è stato Mario Dovidio che è entrato con le Fiamme Azzurre. Noi abbiamo continuato nel mondo amatore, perché con gli assoluti non c'era possibilità di poter. O sei uno di quelli che vale tanto, ma se no nel mondo amatore poi si apre un altro mondo. Puoi partecipare a vari campionati regionali e campionati italiani. E poi dopo ti sei trasferito in Lombardia. Diciamo che nel 98, fine anni 90 quindi. Fine anni 90, per lavoro mi sono trasferito in Lombardia. E là ho iniziato sia per lavoro che per attività sportiva a trovare una società. E qua sono andato con l'Atletica 99, di cui faccio parte come dirigente, ma come atleta. Infatti con essa hai partecipato anche a delle maratone negli anni 2000, per esempio. Ho fatto la maratona di Milano, la maratona zero di Milano, e ho partecipato. Sempre con questa realtà. Con la Atletica 99. Con la Atletica 99. E poi negli anni 2000 partiamo dalla maratona di New York, 2016, parliamo di quel giorno. Allora, ecco, la maratona di New York è stato un episodio piacevole. Perché è il sogno di tutti gli atleti. Chi è che non... È la più bella e importante. È il sogno dell'amatore, partecipare alla maratona di New York. Diciamo che io poi, entrando nel mondo del lavoro, sono entrato in un'azienda di Milano, in cui ringrazio sempre che mi ha dato la possibilità di partecipare. E sono andato a lavorare con Metropolitana Milanese. E questa azienda, che è grandissima, organizzava, almeno quando poteva, le gare aziendali. Io facevo parte di un gruppetto di atleti dei vari reparti e ci siamo inventati una squadra, perché facevamo la maratona a staffette. E così è stata proposta, perché non mettiamo in palio la maratona di New York. Io personalmente ho detto, ma voi siete matti, non immaginavo di vincere. Invece poi. Poi in effetti io con la mia squadra siamo stati i primi e ci hanno portato la maratona di New York con la nostra accompagnatrice, la Maria Lucia Lezzi, che è una persona fantastica, e lei che organizza tutto. Quella forse è stata la responsabile, lei pure è stata sempre soddisfatta di noi, e siamo andati a New York. È stata un'esperienza bellissima. Là non conta il tempo, la conta finire la gara. Ma lì per partecipare? Per partecipare, a parte che è un po' complicato, complesso, perché c'è il numero chiuso. Noi siamo stati fortunati, abbiamo partecipato e ci rimane nel cuore questa partecipazione, perché nella gara sono andati tutti gli atleti
E poi con la stessa realtà sportiva l'anno successivo. L'anno successivo abbiamo divinto le gare. Siamo stati i primi in azienda e siamo stati, ci hanno portati a Berlino. A Berlino. E abbiamo fatto anche la maratona di Berlino. E poi, per evitare che vincevamo sempre noi, hanno cambiato le regole in campo. Non hanno premiato più la squadra, ma gli atleti individuali di ogni, diciamo, staffetta, i più forti. Però è stato bello lo stesso, perché almeno, diciamo, non vanno sempre gli stessi. Ma dove hai trovato più difficoltà, la maratona di New York o questa che abbiamo appena nominato, quella di Berlino? Diciamo che difficoltà no, perché io non le facevo per il tempo, io le facevo per concludere. Anche gli altri sono uguali. E un conto è andare a fare una maratona per il tempo, un conto è andare a fare la maratona per concluderla, è diverso. E infine maratona di Atene, perché dico infine? Perché la recente, la più recente. Allora, 2019. Poi nel 2019 si è trovata un'altra soluzione, sempre tramite la nostra responsabile organizzativa, si è inventata di far partecipare più persone e siamo stati un gruppo di una quarantina di persone che ha partecipato alla maratona di Atene, suddivisa in in varie discipline, chi ha fatto la maratona, chi ha fatto la 10 km come l'ho fatta io. Ascolta Claudio, infine, perché penso che sia molto importante, lo condividerai anche tu, manda un messaggio per tutte le persone che vogliono raggiungere questo obiettivo, chiaramente che richiede impegno, richiede sacrificio. Diciamo che oggi l'atletica per tanti, ma alla fine per pochi, sono pochi quelli che riescono, perché è un mondo di sacrifici, ha tanti allenamenti, però è tutto per arrivare a un obiettivo. L'obiettivo è la gara, perché se tu fai una, parliamo di gara in pista, ti prepari per un anno per una gara di 3 minuti, se ti va bene ti va bene, se ti va male hai perso un anno. Comunque ci sarebbe tanto da dire sulla preghiera. Diciamo che il mondo amatoriale ormai si è evoluto e noi a Riago abbiamo una bella realtà, la Tedica Riago. Il cui presidente Antonio Martino, che anche salutiamo, è il piacere di intervistare. Allora io ringrazio Claudio Muzzo per il suo tempo e ti auguro una buona serata. Grazie ancora. Niente.